Cari amici, buona Pasqua ancora a tutti voi. Questa domenica, seconda dopo Pasqua, l'ottava di Pasqua, è stata così voluta, è stata dedicata da San Giovanni Paolo II alla Divina Misericordia. Quindi sarebbe la Domenica della Divina Misericordia. E con il Vangelo che ci viene proposto ci chiediamo in che cosa consiste la misericordia. La misericordia consiste nel fatto che Gesù non si stanca di farsi vedere dalla sua comunità, dalla comunità dei discepoli. E si manifesta a loro per ben due volte, il primo giorno dopo il sabato, cioè la domenica, la Pasqua, e 8 giorni dopo, dunque come questa domenica. Allora la misericordia consiste in questa bontà di Dio che non si stanca di manifestarsi e si manifesta in tutta la sua passione, perché porta i segni dei chiodi, la trafittura del costato, si manifesta con pazienza ai suoi discepoli e accoglie anche le loro resistenze, le loro titubanze, i loro dubbi, le loro difficoltà, come nel caso di Tommaso, che non crede alla parola dei suoi compagni, dei suoi amici circa la risurrezione di Gesù. E Gesù 8 giorni dopo di nuovo si manifesta alla comunità. Non c'è una manifestazione individuale, ecco, a Tommaso. Solo a Maria di Magdala Gesù si manifesta individualmente, personalmente, solo a lei. Ma ai discepoli si manifesta come comunità, cioè come chiesa, e dunque per fare esperienza del risorto Tommaso deve entrare in comunità, deve vivere l'esperienza della chiesa. La chiesa, con tutta la sua fragilità, la sua lentezza, i tradimenti di Pietro, le resistenze degli altri, la vigliaccheria di tutti che sono fuggiti, questa Chiesa, così con le sue ferite, le sue debolezze, è il luogo in cui Gesù ama farsi incontrare. Come a dire, è solo nella relazione con gli altri, nella comunione con gli altri, nell'accoglienza dei reciproci limiti e nella consapevolezza delle reciproche difficoltà, voi potete insieme cercare Dio e Dio si manifesterà a voi. Ecco perché quando Gesù si manifesta alla comunità tutte e due le volte fa il dono della pace. Pace come shalom, shalom, shalom lachem, avrà detto Gesù sicuramente. E questo shalom è non solo il dono della pace alla comunità, ma è anche il dono e l'augurio dell'armonia, della comunione, del benessere nella reciprocità, nella condivisione e nell'accoglienza di quelli che sono i limiti, le diversità e le difficoltà di ciascuno. E Gesù poi fa un altro dono, mostra a Tommaso le sue ferite, dice: tocca i segni dei chiodi, metti il tuo dito nel mio costato. E anche qui c'è un'azione straordinaria, perché Gesù si mostra da una parte con il limite della sua umanità, o secondo il giudizio diciamo dei sommi sacerdoti che l'avevano fatto arrestare, con l'infamia,
con l'infamia, la maledizione della sua creaturalità, ma dall'altra parte mostra la sua misericordia esponendo la sua divinità attraverso la trafittura. E se il dito indica l'azione, perché Dio col dito dirige, come un direttore d'orchestra, col dito dirige la sua orchestra, il dito è simbolo dell'azione, indica anche la direzione del cammino. Ecco, Gesù chiede a Tommaso che la direzione del suo cammino sia orientata verso la trafittura del costato di Gesù. Dunque la meta del nostro cammino è quella fenditura nel costato di Dio. È esattamente il luogo dove lo sposo contempla la sposa, nella fenditura della roccia, secondo il Cantico dei Cantici. Allora forse il luogo in cui cercare Dio è la fenditura, la trafittura, la ferita della nostra umanità, perché lì Dio ama abitare, incontrarci, ospitarci. Buona Pasqua ancora e vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Arrivederci.